Nel gennaio 2025, 24 anni dopo il delitto di Novi Ligure, si aprirà un nuovo processo a carico di Omar Favaro, oggi 41enne, accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie, sposata nel 2017, e della figlia. La Procura della Repubblica di Ivrea gli contesta una serie di episodi, circa una ventina, avvenuti tra il 2019 e il 2021, durante il periodo della pandemia da Covid-19, in un comune nella prima cintura di Torino. Secondo gli inquirenti, Favaro avrebbe minacciato di morte l'ex moglie, arrivando a prospettarle l'uso dell'acido o la possibilità di ridurla su una sedia a rotelle. Si ipotizza inoltre che l'abbia sottoposta a violenze fisiche e psicologiche, tra cui percosse, rottura del cellulare, e episodi di estrema violenza, come averle afferrato i capelli e minacciato di spingerle la testa verso un fornello acceso, accompagnando il gesto con parole intimidatorie. Non esci viva da qui. Gli episodi sembrano essere stati alimentati per l'accusa da una gelosia ossessiva. Assistito dagli avvocati Lorenzo Repetti e Vittorio Gatti, Favaro nega ogni addebito, definendo le accuse come calunniose e ribadendo di non aver mai commesso tali atti. Nonostante la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero di Ivrea, il Tribunale del Riesame di Torino ha respinto il divieto di avvicinamento alle vittime. Nella richiesta di misura cautelare, la Procura ha fatto riferimento anche ai delitti di Novi Ligure, un richiamo che l'avvocato Repetti ha giudicato irrilevante e strumentale, sottolineando che sono trascorsi 22 anni e che il contesto attuale è completamente diverso. Anche il giudice per le indagini preliminari ha condiviso questa valutazione, escludendo ogni legame diretto tra i due episodi e ritenendo che il passato di Favaro venga spesso strumentalizzato dai media. Omar Favaro è accusato dalla Procura di Ivrea per presunti episodi di minacce e violenze avvenuti tra il 2019 e il 2021, nel periodo della pandemia, in un comune vicino a Torino. La sua ex moglie, da cui si è ora separato, ha denunciato i fatti ai carabinieri, segnalando una serie di comportamenti aggressivi che, secondo l'accusa, sarebbero culminati in atti di violenza fisica e psicologica. Il difensore di Favaro, l'avvocato Lorenzo Repetti, ha dichiarato che il passato del suo assistito non dovrebbe influenzare il giudizio su queste nuove accuse. Il suo passato non c'entra, ma continua a perseguitarlo. Non deve essere strumentalizzato, come invece si sta cercando di fare in una vicenda che nasce durante una causa di separazione, in cui è in discussione l'affidamento della figlia, ha affermato Repetti, sottolineando che le accuse attuali si collocano in un contesto di conflitto familiare. Il passato di Omar Favaro, ormai indissolubilmente legato a quella tragica notte del 21 febbraio 2001, riemerge ora che l'uomo è accusato di nuove e gravi violenze. All'epoca, Omar aveva solo 16 anni e il suo nome, insieme a quello della fidanzata di allora, Erika, fece il giro dei media in seguito alla strage familiare che scosse l'Italia. Le accuse attuali, mosse dalla Procura di Ivrea, descrivono un quadro di abusi fisici e psicologici che Favaro avrebbe inflitto all'ex moglie. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe minacciato di morte la donna, picchiandola e abusando di lei. Gli episodi di violenza riportati parlano di soprusi estremi. Avrebbe scaraventato la donna a terra, legandole polsi e caviglie e stringendole la gola, costringendola a subire violenze accompagnate da frasi minacciose come «ti sfregio la faccia con l'acido» e «non esci viva da qui». I magistrati Valentina Bossi e Gabriella Viglione, rispettivamente la PM e la procuratrice capo della Procura di Ivrea, hanno richiesto l'adozione di una misura cautelare di divieto di avvicinamento a causa delle continue minacce. Il giudice, tuttavia, ha respinto la richiesta, ritenendo che non sussista l'attualità del pericolo, decisione contro cui la Procura ha presentato appello. Ora sarà il Tribunale del Riesame di Torino a valutare nuovamente la situazione e il rischio che l'ex moglie e il suo attuale compagno stanno affrontando. Omar Favaro e la sua ex si erano conosciuti circa 8 anni fa tramite i social. Da allora la donna ha cercato di ricostruire la propria vita e oggi vive con un nuovo compagno, nonostante le continue minacce che Favaro avrebbe rivolto a entrambi. Un delitto atroce,
sia per la sua efferatezza che per la giovane età degli assassini, ha segnato la cronaca italiana il 21 febbraio 2001. Quel giorno, a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, Erika De Nardo e Omar Favaro, all'epoca solo sedicenni, uccisero con 96 coltellate la madre di Erika, Susy Cassini, e il suo fratellino, Gianluca, di 11 anni. La scena del crimine, avvenuta in una villetta del quartiere Lodolino, è rimasta impressa nella memoria collettiva per la brutalità dell'azione e per la freddezza con cui i due ragazzi cercarono di negare ogni responsabilità. Dopo aver trascorso anni in carcere, entrambi hanno cercato di ricostruirsi una nuova vita. Nel 2019 è emersa la notizia che Erika si era sposata, una rivelazione fatta da Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus che aveva accolto la giovane. Erika ha una nuova vita, si è sposata. Ha maturato la giusta consapevolezza sulla tragedia, quella che permette di continuare a vivere. Il padre è stato molto importante in questo processo, dichiarò Don Mazzi in un'intervista. L'omicidio avvenne in un contesto che sembrava banale, ma si trasformò in una tragedia. Erika, durante la chiamata d'emergenza, sostenne di essere sfuggita a dei malintenzionati che avevano fatto irruzione nella loro casa. Tuttavia, mentre si trovava con Omar nella caserma dei carabinieri, fu ripresa mentre mimava i colpi di coltello e cercava di rassicurare il suo complice. A seguito di queste evidenze, i due vennero arrestati e portati in carcere. Nel dicembre del 2001, il Tribunale dei Minori di Torino condannò Erika a 16 anni e Omar a 14, una sentenza successivamente confermata in Cassazione. Grazie all'indulto e a uno sconto di pena per buona condotta, il loro periodo di detenzione si ridusse, portandoli a un definitivo ritorno alla libertà. Omar nel marzo del 2010 ed Erika nel dicembre del 2011. Dopo essersi trasferito con i genitori da Asti ad Acqui Terme, lui aveva cercato di ricostruirsi una vita in Toscana con una compagna. Infine, secondo quanto appreso oggi, si era trasferito in provincia di Torino. Per lei, già prima della fine della pena, si erano aperte le porte della comunità Exodus di Don Mazzi, dove rimase per alcuni mesi anche successivamente. Durante il periodo di detenzione, Erika si diplomò e poi conseguì la laurea in filosofia con il massimo dei voti, 110 e lode, mentre in comunità si dedicò al volontariato. In tutti questi anni, il padre Francesco le è sempre stato accanto.